Vediamo se per caso non istituire il microfono, grazie. La preoccupa un po' questo passo indietro generale rispetto alla gara con la Juventus? Ma no, chiaro che le sconfitte non fanno, qualche volta servono anche, quindi fanno capire determinate cose, dobbiamo essere bravi a capire che cosa non abbiamo fatto nella maniera giusta domenica e da questo riprendere un po' un atteggiamento che era stato sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo dimostrato domenica a livello di intensità. E quindi insomma, è chiaro che andare a Roma non è facile, non è semplice per nessuno, però si poteva fare meglio e questo ci deve insegnare qualcosa. Ecco, sabato, in anticipo delle 18, c'è un piano che è reduce diciamo, da una miniserie negativa. Si presenta così l'occasione giusta per ripartire subito, per... Ma sì, dipende sempre da che lato della medaglia si guardano le cose, no? È chiaro che Genoa, proprio perché ha fatto questa miniserie negativa, sarà una squadra arrabbiata, vogliosa, di riscatto, quindi questo è un aspetto. Dall'altro ci siamo noi che siamo soltanto vogliosi di riscattare un risultato negativo, quindi ci andiamo a giocarci una partita assolutamente alla pari dal punto di vista delle motivazioni e noi dobbiamo sicuramente cercare di prendere subito la strada giusta e quindi quantomeno dal punto di vista dell'atteggiamento, della volontà fare un passo e dimostrare qualcosa di diverso rispetto a quello di domenica. Buongiorno Alberto Rugolotto. Le chiedo, si è parlato della necessità che il Parma proponga sempre un calcio, un atteggiamento propositivo. Le chiedo, da questo punto di vista, manca soprattutto qualcosa a livello mentale o anche a livello tecnico? No, credo che un aspetto importante sia proprio quello mentale. Dobbiamo acquisire questa capacità che deve essere quella di andare in tutti i campi e dal punto di vista dell'atteggiamento avere proprio questa voglia di giocarci le nostre carte. Invece secondo me ancora non c'è questa convinzione, non c'è questa determinazione e non c'è questa consapevolezza, che è sicuramente un aspetto mentale, che sono gli aspetti più difficili da allenare indubbiamente, perché insomma mettere una squadra e farla correre è molto più facile di oggi fai 10 volte 100 metri per fare tutti quanti, però questo atteggiamento mentale è un qualcosa che può sembrare così abbastanza aleatorio, ma che ha veramente un peso enorme e noi dobbiamo riuscire tutti insieme, dobbiamo cercare di riuscire a migliorarci da questo punto di vista. E ieri sera nei programmi televisivi il turnover di Flockery ha fatto abbastanza discutere, tra l'altro è stata un po' una sorpresa perché lei non ci aveva avvisato che c'era questo, diciamo così, nell'aria. Se ci può dare qualche spiegazione, qualche dettaglio in più? No, niente di particolare. Flockery è un giocatore che da quando sono arrivato io ha sempre giocato, ha fatto 6 o 7 gol se non sbaglio, da quando... Ah no, sembra di no. No, ma neanche in tutta la stagione. È una battuta perché vi voglio dire che io credo che ci siano dei giocatori qui che sono alla pari di Flockery e sarebbe così, sminuisce troppo quelle che sono le capacità e il valore degli altri giocatori. Credo che questo non sia giusto, non sia corretto. Io ho deciso di far riposare Flockery perché ritengo che abbia fatto in queste 5 gare tanta fatica, accumulato tanta fatica e quindi mi sembrava giusto farlo riposare. Se avessi fatto giocare, è chiaro che siamo sempre nei sì, nei mani, forse avessi fatto giocare Flockery, Flockery dimostrava di essere sottotono perché era affaticato, saremmo oggi probabilmente qui a dire ma non era caso forse di far riposare Flockery, far giocare Okaka o Pallarino, no? Quindi è bello perché tutto è vero e è vero il contrario di tutto, no? Però è una scelta che ho fatto in virtù anche di capire, di dare un senso, un valore anche agli altri giocatori, perché io ho bisogno, ho necessità, perché se domani mi si fa male Flockery, io devo avere a che fare con altri protagonisti che ritengo assolutamente di livello. Mi dispiace che Pallarino si sia fatto male,
era partito bene, ha avuto subito un paio di circostanze favorevoli, dove siamo mancati proprio in quella convinzione che dicevamo poc'anzi. Quindi secondo me non è tanto un discorso di Flocari, anche se riconosco che il valore di Flocari è assolutamente qualcosa di importante per il Parma, però la mia valutazione è stata in questo senso. Credo che non sia, ripeto, onesto e corretto sminuire gli altri protagonisti, perché sono assolutamente giocatori per livello di Flocari. Non è che parto dalla battuta che lei ha fatto prima, però questa è una cosa che ci siamo chiesti spesso, cioè a questo Parma non manchi un vero bomber, un uomo da 10-15 gol, perché c'è Giovinco che ne ha fatti 8-9 e forse non ce l'aspettavamo, possiamo dire, nel senso, e invece da chi ci si attendeva più gol. Beh, è indubbio che questo è un po' un limite che abbiamo un po' palesato, questo è un dato di fatto, ma non perché uno voglia essere ipercritico, che la realtà dei fatti è questa. Io sono convinto che squadre come il Parma diventa complicato andare alla ricerca di un bomber che garantisca 12, 13, 14 gol all'anno, perché squadre in realtà come il Parma forse è più giusto e più corretto pensare di riuscire a formare un giocatore di questo tipo qui, quindi magari partire con un giocatore che ha meno prospettive in termini di numerici di gol e poi portarlo veramente a poter essere un potenziale importante per il calcio, anche che conta di più rispetto a quello che può essere una realtà come il Parma. Chiaro che mi farebbe comodo, questo è pacifico, dobbiamo essere bravi a diluirli un po' in tutti gli altri protagonisti, ma che non possono essere solo Flocca, il Paladino, Caca, ma devono essere anche i centrocampisti, quindi avere più questa voglia di andare dentro, di andare a far male. Qui c'è uno che ci va spesso e volentieri, che poi magari poi in fase di finalizzazione fatica e che è morrone, però ci va, a me piace la gente che ci prova e che ci va, e gli altri lo fanno poco, e questo è un tasto sul quale continuo a battere e continuo a dire, perché giocatori come Mariga ci devono andare di più, giocatori come Valdés ci devono andare di più, così come gli esterni, ma devono avere questa convinzione che non serve che la dica soltanto io, ma che devono cercare di acquisire loro, perché altrimenti nessuno te la dà, nessuno. Dobbiamo essere bravi a crescere in questo, sicuro. C'è un altro dato che mi ha colpito in queste ultime due partite, no? Una pareggiata con la Juventus, che è in vertice, questa persa con la Roma, che nel primo tempo la squadra non è entrata in campo, come dire, con la cattiveria giusta, nonostante il blasone degli avversari, forse con la Juventus sì, ma pensando solo a difendersi, con la Roma invece... No, io credo che con la Juve ci sia stato questo, poi dopo il fatto di difendersi di più o di meno è un po' una conseguenza anche del valore dell'avversario. Quello che invece abbiamo fatto meno domenica è stato partire con questo atteggiamento. Siamo stati un po' troppo remissivi, un po' troppo rinunciatari, adeguandoci, come vi ho detto domenica, adeguandoci un po' al ritmo della Roma, e questo è stato l'errore più grande che abbiamo commesso, perché una squadra come il Parma non può adeguarsi al ritmo della Roma, deve avere e deve cercare di imporre e di imprimere alla gara un ritmo superiore. Questo è stato il nostro limite più grande, poi da quello vengono tutte le altre conseguenze, quindi questo è un punto di partenza sul quale noi non possiamo assolutamente, al quale non possiamo assolutamente prescindere. Parma non può pensare di essere, dal punto di vista dell'aggressività e della determinazione, inferiore alla Roma, alla Juve o a queste squadre che sono le prime dei primi posti della classifica, perché poi è chiaro che dal punto di vista tecnico qualcosa devi lasciare sul campo, ma da quel punto di vista lì assolutamente no. Questo bisogna che ce ne rendiamo conto in fretta.